Allora, il prossimo intervento è di Luigi De Magistris e non credo abbia bisogno di presentazioni. Dovrebbe vertere su uno dei più drammatici problemi di questo paese, cioè il nesso tra il ciclo dei rifiuti e la penetrazione in questo ciclo di rifiuti della criminalità organizzata e quindi delle misure di lotta contro la criminalità organizzata in quest'ambito. Sì, grazie, buonasera. Innanzitutto un ringraziamento a chi ha voluto questa iniziativa di grande qualità, Officina dei Saperi, Unione Popolare e soprattutto l'instancabile Piero. Voglio davvero ringraziare. Non so perché Piero mi abbia assegnato questa relazione che ha più a che fare con un lavoro che ho fatto per tanti anni, ma ha a che fare anche con il lavoro di sindaco. Però non sottraendo il tempo, cioè non aggiungendo una premessa che voglio fare al tempo che mi è stato destinato, consentitemi di dire, siccome entrando ho sentito parlare giustamente di profitto, di parcheggi, di assessori, di utili, di merci, io vorrei che ci impegnassimo un po' tutti quanti a ricordare una grande battaglia di cui Napoli è rimasta l'unica città che ne ha reso attuazione, che è quello del primo bene comune, che almeno il Papa così lo definisce, ma io sono d'accordo, insieme alla terra c'è l'acqua, perché non solo è una dimostrazione ideologica di come si può fare politica in maniera diversa, ma è una dimostrazione giuridica, economica, sindacale e finanziaria, che è la trasformazione che noi facemmo 12 anni fa, ed è rimasta l'unica istituzione italiana ad averlo fatto, in una società per azioni, che faceva profitto in un'azienda speciale pubblica, unico esempio in Italia, non so se anche in Europa, ma sicuramente in Italia, che invece di fare profitto fa utili. Lo voglio dire perché questa esperienza è stata osteggiata da tutti i partiti, tutti. E nel governo Draghi, dove c'era la più grande ammucchiata della storia politica, fecero il disegno di legge concorrenza in cui si riempiono la bocca tutti quanti di popolo, ma dove è stato approvato un articolo che addirittura andava contro la sovranità popolare espressa dal popolo italiano nel 2011, perché sta scritto che le amministrazioni locali debbono privatizzare tutti i servizi pubblici locali, acqua compresa. Quando è stata fatta quell'operazione, io mi sono trovato con molta fatica al mio fianco i movimenti, le associazioni, Alex Zanotelli, i forum, i centri sociali, molta preoccupazione ovviamente nei lavoratori e nei sindacati perché temevano un salto nel buio e siamo rimasti dopo 12 anni lavoratori, lavoratrici, associazioni, movimenti e la nostra esperienza. Questo lo voglio dire perché con quell'operazione noi abbiamo abbassato le tariffe e quindi avrebbe molto a che fare col caro energia se avessimo l'ENI non affidata a un'ultima nazionale, ma invece pubblica, se noi avessimo le fonti energetiche non alla merce e al profitto, e finanche quell'azienda continua a fare utili e ha assunto in una città come Napoli 400 lavoratrici e lavoratori, si chiama ABC, Acqua Bene Comune, non so quanto resisterà, perché continua a registrare che la gran parte delle forze politiche liberiste tutte, dalla destra della Meloni fino all'opposizione parlamentare che noi abbiamo, si riempiono tutti quanti la bocca nei comizi e se voi fate un dibattito, vi chiamate tutti i sindaci d'Italia, di tutte le forze politiche, tutti i presidenti di regione, non ne troverete uno che vi dirà che non è con l'acqua pubblica, così come non ne troverete uno dell'argomento che adesso vi introduco, che è per la mafia. Io non ho mai conosciuto uno che è per la mafia, per la guerra e per la corruzione, ma ne ho conosciuti tantissimo che sono esattamente assettati insieme alla mafia, insieme ai corruttori, insieme ai corrotti e insieme ai guerrafondai. Questo lo dico perché sono arrivato a 56 anni, ho avuto la fortuna e il privilegio di fare due lavori che mi hanno messo in prima linea, uno è un lavoro, uno è una missione, uno è il pubblico ministero, l'altro è il sindaco e mi sono un po' stancato, e devo dire la verità, pur non essendo anziano, di sentire molte parole. E quindi mi farebbe piacere cominciare, com'è questa iniziativa di oggi, ad aver invitato persone che hanno da raccontare, oltre che belle idee, delle storie coerenti e credibili, perché credo che questo sarà il discrimen per poter riuscire a produrre un'alternativa economico, morale, sociale, politica e culturale dal basso. Veniamo ai rifiuti. Per quanto riguarda i rifiuti, che è anche un tema, mi pare, assolutamente centrale a Roma come altrove, lo è stato a Napoli, lo è tuttora, lo è in tutta Italia,
C'è un tema che attiene sicuramente alla repressione, all'aspetto giudiziario, che rapidamente introduco, ma c'è anche un tema che poi attiene alla politica. E la mia esperienza di magistrato in Calabria, conoscendo il sistema criminale che ruota molto attorno ai rifiuti, perché è un grande business, mi è servito poi per fare il sindaco, perché io mi candido a sindaco quando Napoli si trova in emergenza rifiuti. E allora partiamo proprio dall'emergenza. Tutti questi aspetti che stiamo trattando, l'acqua, la sanità, l'ambiente, la depurazione delle acque, i rifiuti, sono argomenti che il sistema utilizza sempre in una chiave emergenziale, commissariale, per creare uno stato di eccezione permanente. 20 anni fa la sanità era commissariata in Calabria, è commissariata anche adesso. L'acqua, la crisi idrica, la siccità. In un paese normale, se c'è un'emergenza, poniamo un terremoto, una pandemia, insomma un'emergenza qualsiasi, compresa l'emergenza idrica, un potere normale utilizzerebbe l'emergenza per avere poteri straordinari per cercare rapidamente di superare l'emergenza. Invece il sistema, la criminalità istituzionale degli ultimi 20-30 anni, la chiamo volutamente criminalità istituzionale, ha capito il sistema emergenziale funziona molto bene. Cioè funziona molto bene per avere poteri speciali, per non avere l'obbligo di rispettare determinate regole, per avere le mani libere, per mettere le mani basta. Cioè hanno capito che la piramide dei commissariamenti, lo stato di emergenza e lo stato di eccezione, se diventano permanenti, diventano effettivamente un grande business. E questo è stato soprattutto in una regione in cui mi sono occupato, in Calabria, ma non è assolutamente diverso da altri posti, però essendomene occupato direttamente non vi porto la lettura di un romanzo o l'osservazione di una fiction o un'analisi che ho potuto fare su documenti di altri magistrati, vi porto quello che ho visto. Cioè che il sistema criminale, l'Andrangheta, che è l'organizzazione mafiosa strategicamente più intelligente, che ha deciso, pur potendolo, di non attaccare militarmente lo Stato, ma di penetrarlo fino al midollo, controllava tutta la filiera dei rifiuti. Cioè controllava la filiera dalla raccolta, lo smaltimento, la realizzazione degli impianti, il movimento terra, il trasporto dei rifiuti, gli appalti, i subappalti, gli affidamenti diretti, i rifiuti tossico-nocivi e quelli nucleari. Qualche esempio. Uno è la ricostruzione che facemmo, tra l'altro chi la vuole vedere, perché alcune sono successe un po' di anni fa, ma sono molto attuali, ci fu una commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti presieduta da un verde vero, non un verde sbiadito, era Scalia, e ricordo, io rimasi sorpreso perché non tenevo manco 30 anni, avevo 28 anni, questo mi chiamò, mi fece parlare di tutto, e quindi c'è tutto un capitolo dove ricostruire, e mi chiese anche se avevo qualche proposta da fare al legislatore su come maggiormente creare una legislazione che potesse affrontare il fenomeno, perché all'epoca c'era solo l'articolo 434 del codice penale, gli dissi che si poteva modificare, poi devo dire il legislatore ha fatto in parte la sua parte, però il controllo era assolutamente febbreo. Allora, da una parte sul tema degli appalti, l'Andrangheta riusciva a controllare tutti gli appalti e quindi il ciclo dei rifiuti. Poi c'era la realizzazione di 3 grandi impianti che esistono in quella regione, 3 ne erano e 3 sono rimasti, e poi tutto il ciclo del trasferimento dei rifiuti. E questo avveniva in tutte le province calabresi attraverso un rapporto consolidato con i livelli amministrativi locali, regionali e anche politici. Poi si arrivò addirittura alla caduta di una giunta regionale perché un assessore regionale, proprio sul tema dei rifiuti, fu preso con una video ambientale mentre prendeva una tangente. Ma quello che mi colpì particolarmente, lo voglio raccontare perché riguarda una multinazionale di cui parliamo spesso in questi periodi, dalla Pertusola sud di Crotone, come se fosse l'Ilva di Taranto o la Bagnoli, la Italsider Bagnoli di Napoli, ricostruimmo che 30.000 tonnellate di ferriti di zinco, invece di essere smaltite, siccome la Calabria, come molta parte del sud Italia, ma non solo il sud Italia, perché il Veneto sta messo peggio in maniera uguale col PFAS,
e con altro, avevano pensato bene di mettere queste 30.000 tonnellate di feriti di zinco insieme alle organizzazioni criminali in un territorio molto bello dove si producevano e si producono le clementine, che sono quei mandarini senza noccioline. Adesso è stata bonificata, quindi insomma non voglio allarmare nessuno, ma all'epoca chi si è nutrito in quegli anni 30.000 tonnellate di feriti di zinco, la società che gestiva è Eni Risorse. Poi, siccome è tutto collegato, e parliamo di salute. Io lo voglio dire perché noi parliamo spesso di mala politica, ma io vi assicuro che sono molto preoccupato del livello di inquinamento istituzionale in questo momento. Cioè, il disegno eversivo, diluista, di corrosione e di controllo degli apparati dello Stato è in piena attuazione. E io non mi preoccupo tanto del politico che non è all'altezza, perché prima o poi ce ne libereremo. Ma se il livello di inquinamento comincia ad arrivare negli apparati più alti dello Stato, è un problema. Vi faccio un esempio. Dei medici coraggiosi avevano verificato che a Crotone c'è un aumento esponenziale di morti tumorali di bambini tra gli 8 e i 12 anni. Questi medici giustamente andarono in procura a Crotone e denunciarono. Purtroppo la segretaria del procuratore era la moglie del principale imprenditore che controllava tutti i cartelli dei rifiuti, l'indagine fu archiviata. Quelli in bontà loro vennero da me e se avevo delle indagini sull'ambiente, io le presi, le riesumai, le riattivai ed effettivamente mafia, funzionari corrotti e politica realizzavano alcune scuole con lo smaltimento dell'amianto e quindi c'erano i tumori dei bambini. In queste indagini che facevo, e poi arrivo all'ultima parte di Napoli, così no, io non sono stato tanto ostacolato dalla 'Ndrangheta, che devo dire ha avuto anche i suoi gesti affettuosi. Mi ha mandato letterine, telefonate a casa, ma quello è un incoraggiamento. Per chi fa il PM vuol dire stai andando bene. Il problema, quelli che ci hanno fermato nella ricostruzione tutta la filiera tossica del controllo della spesa pubblica e del partito trasversale della spesa pubblica, perché nel sud la spesa pubblica è un fattore determinante del movimento dell'economia, dove l'economia è creata più di, sono stati i livelli politici e i livelli istituzionali, perché avevano i loro uomini e le loro donne, più uomini che donne, ai vertici di tutti gli uffici commissariali ed emergenziali. Sempre gli stessi professionisti, sempre la stessa borghesia mafiosa, il parente del magistrato, il parente del generale, il parente del dirigente della regione. L'ho detto in estrema sintesi, quello che accade in Calabria, ma vi assicuro, sono certo, là c'erano le società miste, oggi si usano termini anglosassoni e le chiamano multiservice, multiutility. Poi vado, e per concludere, invece a Napoli. Perché a Napoli decido di candidarmi per amore della mia terra, perché Napoli non è la Napoli dello scudetto, della cultura, del turismo, dei beni comuni, ma era Napoli, dove la gente scappava, perché i rifiuti erano al primo piano. Quell'esperienza mi è servita tanto. Perché non è che io fossi più bravo della Iervolino, di Bassolino, non è che io sono come Pinuccia Montanari, un grande scienziato dell'ambiente, uno che studia e legge, sono un pratico e un teorico, però conoscevo il sistema. E il sistema era fatto di affidamenti diretti, privatizzazioni, esternalizzazioni, subappalti. Cioè il sistema emergenziale conveniva. Poi quando sai leggere le carte, scopri delle coincidenze, ma nella vita le coincidenze aiutano. E scopri che le ditte che erano state prese per trattare l'emergenza rifiuti erano ditte vicine alla politica, ma è una coincidenza. Altra coincidenza è che le ditte erano vicine e organiche alla camorra. Coincidenza. È chiaro che se le ditte hanno questo business, secondo voi le ditte hanno interesse a superare l'emergenza e risolvere il problema dei rifiuti? No. Quindi devi entrare a gamba tesa. Io non ce l'ho con chi privatizza, tutti i miei colleghi sindaci hanno privatizzato nelle grandi città, quasi tutti, il servizio dei rifiuti, ma noi scegliemmo di fare altro, perché sapevamo che dietro a quella filiera di esternalizzazione, affidamenti diretti e subappalti, c'era esattamente il sistema dell'emergenza. E con un lavoro fatto insieme ai sindacati, insieme ai lavoratori, insieme alla città, con governi che ci dicevano che non si poteva fare, perché qual è la loro tecnica? Tu non vuoi privatizzare, io ti faccio leggi,
gabbie, ti taglio le risorse, in modo che tu alla fine conti solo i pensionati che vanno, cioè solo le persone che vanno in pensione, non puoi assumere. Quindi è una strategia molto raffinata e anche molto criminale. Cioè, chi vuole fare diversamente perché è stato votato per quello non lo può fare, e ti dobbiamo dimostrare che l'unico modo è precarizzare, licenziare, privatizzare, svendere una grande SPA. Allora, quando trovi qualcuno in qualche circostanza, insieme magari alla gente, vuole cambiare, è stata una battaglia difficile, ma una battaglia vinta. Io voglio ringraziare lavoratori di 60 anni che hanno capito la sfida, 58, andavano a raccogliere i rifiuti a 40 gradi, alcuni ci morivano di infarto, ma hanno capito la sfida. Io mi sono impegnato a costruire una filiera pubblica, oggi con tante difficoltà c'è un'azienda che assume, che è pubblico, come pubblico il trasporto, pubblico la media, pubblico il patrimonio, pubblico l'acqua, ma una fatica. Usano la stessa strategia con le nazioni che non si omologano. Cioè embargo, sanzioni, isolamento, campagne di stampa. Perché poi quando c'è tutti i partiti contro, io ho avuto la fortuna di avere contro il PD, 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, significa che c'è tutti i giornali contro. Spesso pure le organizzazioni sindacali, non sempre, a livello locale invece i lavoratori sì, perché l'hanno capita la sfida. Io me ne ricordo la faccia preoccupata quando dicevo dobbiamo trasformare l'acqua in un'azienda speciale, e tu chissà dove ci sta buttando, e invece no. E quindi io penso che l'unica nostra strada è quella di conoscere bene la patologia, che è quella anche molto della relazione che mi è stata affidata del sistema criminale, di cui nessuno parla, e quello di mettere in campo ricette che invece possono, con una connessione forte, chiudo, tra il popolo, che non può più solo stare a guardare, lamentarsi o semplicemente solo votare, ma riprendere quello stimolo dell'articolo 3, secondo comma, il movimento della Repubblica per rimuovere gli ostacoli, e chi, quando capita ad alcuni di noi, insomma, persone che non stanno nel sistema e si trovano per capacità, per avventura, per fortuna, per le coscienze della vita, a governare o un piccolo comune o un grande comune, provare a dimostrare anche con fatica che non solo si può difendere uno scheletro costituzionale, ma si può provare ad attuarlo. È faticoso, è molto faticoso, perché il sistema invece, il pensiero unico, è molto dominante. È dominante nei giornali, è dominante nei media, è dominante nella politica, non, ovviamente nei poteri forti, nel sistema criminale. Però non è impossibile. Io cito Napoli e concludo, non per elogiarla, ma perché è stata una città difficile, lo è, forse la più difficile d'Europa, dove abbiamo dato dei segnali, dove insieme movimenti, associazioni, componenti di lavoratori e lavoratrici, amministrazione, cittadini, hanno provato a dare, come dire, il sussulto che non è vero che siamo tutti uguali, non è vero che rubano tutti alla stessa maniera, non è vero che non vale la pena di lottare, e anche le esperienze che oggi stanno in questo dibattito così importante dimostrano che si può anche pagare un prezzo mantenendosi coerenti e credibili, perché tanti hanno un prezzo purtroppo nel sistema, ma io dico sempre, almeno questo vale per me, che non c'è prezzo a non avere prezzo.